Buongiorno a tutti, buongiorno. Alcune settimane fa io ho assistito a un bellissimo incontro con la professoressa Semi presso il Museo Ebraico di Bologna dedicato a Yeshua, Abramo Yeshua, che ci ha lasciato da non moltissimo tempo. Avevo deciso già dopo quell'incontro di rileggermi tutti i libri di Yeshua che avevo letto. Io non li ho letti moltissimo tempo fa, li leggevo man mano che comparivano. E allora ho cominciato con L'Amante. Eccolo qua, questa era l'edizione che io posseggo. Questo libro è stato scritto da Yeshua nel 74-76, è probabilmente, anzi, è il primo romanzo. La trama: una famiglia ebraica, padre che ha un'officina molto grande, padrone di questa officina, la madre che insegna storia, una figlia quindicenne, poi ci sono altri personaggi, in particolare questo amante. Chi è questo amante? È un giovane che è arrivato in Israele pochi giorni prima della guerra del Kippur, perché gli è stato detto che sua nonna stava morendo. Non era vero, poi sua nonna è ancora viva. E allora arriva per l'eredità, per vedere cos'ha, probabilmente la casa e qualcosa che è rimasto alla nonna. La nonna, ovviamente, come vi ho detto, è viva. Lui però viene richiamato alle armi. Si presenta, va a presentarsi all'ufficio dove doveva andare, e poi non c'è più, sparisce. Non sappiamo più dove è andata a finire. Perché l'amante? Perché tempo prima si era presentato nella carrozzeria, nell'officina di Adam, che è il protagonista maschile, il padre, diciamo, di famiglia, con questa macchina vecchissima, una Mini Morris della nonna, e il padre l'aveva aggiustata, però con un costo enorme, perché era messa in modo pessimo. Questo giovane, ormai squattrinato, non aveva i soldi per pagarla, la macchina è rimasta in capo a questo capo officina, il quale poi si è affezionato a questo ragazzo, gli ha trovato un lavoro, ha cercato di aiutarle. Uno dei lavori che ha trovato è stato quello di aiutare sua moglie a fare delle ricerche che avevano a che fare con il francese, con la Francia. Lui è abitato a Parigi per molto tempo e quindi l'ha aiutato ed è diventato amante prima di sparire completamente. Il romanzo racconta della ricerca di questo Adam, della ricerca di questo amante, in particolare della ricerca della macchina che poi lui gli aveva dato e non si trova. Poi naturalmente sono altre storie, e è raccontato in modo, ogni personaggio lo racconta, quindi sono tante voci che creano poi alla fine il romanzo. Ci sono varie vicende, tra le quali uno dei personaggi è un ragazzo, un giovane arabo che lavora nell'officina di Adam, che in qualche modo diventa uno dei protagonisti del romanzo, fra l'altro innamorandosi della figlia di Adam, eccetera. Io non vi racconto tutta la storia, non è utile che prendiate il libro, ve la racconto io, no. Ci sono varie vicende, ma cos'è la cosa che colpisce di più di questo romanzo, no? È la descrizione da parte dell'autore di Yeshua dei rapporti, delle mentalità degli ebrei e degli arabi. Si capisce che sono due popoli che non si comprendono fra di loro. Anche se Adam è, come dire, molto aperto nei confronti degli arabi, la gran parte dei suoi dipendenti, ne ha credo più di una trentina, sono arabi, in particolare il capo officina, questo Hamid, che non parla quasi mai, che lavora in particolare i motori, quelli da ricostruire, quelli vecchi, eccetera. E lui proprio a un certo punto dice: io non lo capisco, non parla mai, però si fida di lui, però anzi è il suo più fedele dipendente, anzi è lui che gli procura, quando ne ha bisogno, gli procura degli altri operai. Quasi sempre sono dei cugini che vengono dal villaggio dove abita Hamid. Ecco, questa è la caratteristica più bella di questo libro, secondo me. La capacità di descrivere, di capire, di esplorare
i rapporti tra questi ebrei, questo mondo degli ebrei. Siamo nel 73, quindi nel 74, scusate, c'è la guerra, c'è stata la guerra. E proprio va a fondo nella psicologia, nello studio della psicologia dell'uno e l'altro. Né gli arabi capiscono gli ebrei, di loro dicono che parlano tanto, che parlano sempre, che parlano forte, hanno tutte queste macchine, no? Belle, grandi, eccetera. Mentre gli ebrei degli arabi dicono che non si capisce niente quello che dicono, che sono tenebrosi, che hanno qualche cosa. Poi c'è anche una donna, l'anziana, la nonna, che ha assolutamente, anche lei non si fida di questi, nel confronto del giovane operaio con il quale viene a contatto molto spesso, dice che non diventi una olpista, no, LP, l'Organizzazione della Liberazione della Palestina, e non si fida di lui, però alla fine dice, però mi aiuta, perché la aiuta nelle attività domestiche. Ecco, questa contrapposizione tra mancata conoscenza e fiducia, da una parte, ma d'altra parte, almeno nei personaggi del libro, attrazione di carattere anche proprio psicologica e volontà di cercare di capirne qualche cosa di più. Ecco, questi sono dei temi che poi Yeshua svilupperà più avanti, no? In moltissimi dei suoi romanzi, però qua già si vedono molto molto bene quali sono. Ecco, per quanto riguarda la trama del romanzo, ripeto, non ve la racconto, insomma ci sono delle storie, alcune sorprendenti, alcune no, però la parte più bella è questa proprio capacità di Yeshua. È il primo libro che rileggo, io l'ho letto quando è uscito, credo, poco dopo, non ho messo la data, mi dispiace, di solito la metto, però insomma questo libro qua è uscito nel 77-78, quindi l'avrò letto credo almeno una trentina di anni fa. Merita di essere letto. Se volete leggere Yeshua, io direi che leggerlo per primo non sarebbe una cattiva idea. Buona lettura.